Sono in compagnia con il mister del Russi Luigi Candeloro. Mister, dopo la sconfitta di domenica, oggi una grande prestazione. Io dicevo anche ai ragazzi in settimana che la partita di domenica è stata particolare. Sicuramente abbiamo perso, magari meritatamente, senza poi nulla da togliere al Faenza, perché ha fatto la sua partita, sono venuti lì, si sono difesi benissimo e delle volte anche delle partite non meritate. Che si perdono non meritatamente, si perdono. Oggi direi che non c'è stata storia, i ragazzi sono stati bravissimi, sentivamo questa partita, volevamo venire qui a fare bella figura come abbiamo fatto a Cervia e a Misano fuori casa, e direi che i ragazzi oggi sono stati fantastici per 90 minuti. Comunque l'obiettivo dei Russi è vincere questo campionato, oggi l'ha dimostrato. L'obiettivo dei Russi è fare il miglior campionato possibile, se poi lo vinciamo si vedrà, però noi dall'inizio dell'anno stiamo cercando di fare il meglio che si può. Luca Frignani, tecnico del Pietrakuta. Mister, una sconfitta amara forse con troppi regali natalizi? Sicuramente, diciamo che ci siamo adattati principalmente al periodo, abbiamo fatto diversi regali, è una squadra che però sul campo ha strameritato di vincere, una squadra molto quadrata che, diciamo che se li fai a loro questi regali poi fai fatica a riprenderla. Noi non abbiamo fatto bene, anzi forse una delle partite più difficili per noi di questa fase finale di campionato, e quando non riesci a fare, diciamo, alcune cose che avevamo preparato abbiamo delle difficoltà, abbiamo provato a cambiare durante la partita in più volte, ma a parte quei 10 minuti dopo il 3-1 che avevamo avuto un po' di veemenza, abbiamo avuto grosse difficoltà, ma secondo me il principale merito va all'avversario. Poi sicuramente noi non siamo stati nella giornata migliore. Il Pietrakuta è rinnovato parecchio, è stato bravo fino adesso, in alcuni momenti ha avuto delle difficoltà all'inizio, adesso è in crescita. Diciamo che io ai ragazzi non dico niente, anche perché hanno fatto benissimo fino adesso, oggi hanno sbagliato una partita contro un grosso avversario, merito a Russi che è sicuramente la squadra più forte, merita il posto che ha, per noi era oggi una bella occasione, però quando gli avversari sono più forti.